Cominciamo con questa mattina un'altra attività che peraltro vi avevamo annunciata per ciò che attiene alla nostra missione occuparci di Roma, conseguentemente dei suoi quartieri. Partiamo questa mattina proprio con i comitati di quartiere. Lo facciamo esordendo con un quartiere che ci sta molto a cuore, vale a dire quello di Torbella Monaca. Il presidente del comitato del quartiere stesso è Massimo Musumeci, che abbiamo il piacere di avere in diretta. Musumeci, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie dell'invito per essere con voi. È il nostro dovere, caro Musumeci. Allora, facciamo un po' un punto su Torbella Monaca, le cose che vanno, le cose che non vanno, quello che c'è da fare, quello che è stato promesso e ciò che è stato mantenuto. Allora, come punti possiamo iniziare dal punto che è un quartiere non come dicono i giornali, come dicono i media, perché a Torbella Monaca si vive bene, questo da sottolineare, perché purtroppo tante volte succede qualcosa nelle zone limitrofe di Torbella Monaca e anche se non è Torbella Monaca, puntano il dito sempre su Torbella Monaca, quando a Torbella Monaca ci abita pure della gente ottima. Direi soprattutto, no? Per gente per sì, bene. Soprattutto, perché in tutti i quartieri, in tutti i posti del mondo, no? Di Roma, c'è, diciamo, chiamiamola la pecora nera, ma a tutta Roma, a tutta Torbella Monaca soprattutto, c'è parecchia gente buona. Bene, allora, le cose che non vanno, qualche edificio fatiscente, qualche sicurezza un po' relativa al controllo del territorio, le strutture scolastiche, quali sono le cose da migliorare secondo lei? Soprattutto sono gli edifici, perché cioè gli edifici, i luoghi dove abitiamo, perché purtroppo ci sono dei palazzi molto fatiscenti, e infatti io sono in possesso di un verbale dei Vigili del Fuoco datato 6 ottobre 2008, dove dice che le torri in generale di via Arnaldo Brandizzi, torre 1 e torre 2, sono col ferro ossidato e col passare del tempo va a peggiorare. Parliamo di un verbale fatto nel 2008. Sono in possesso pure delle foto di alcuni interni delle case, delle abitazioni dove le persone purtroppo vivono in condizioni estreme a livello di umidità, a livello eccetera. Però noi abbiamo fiducia al sindaco, non perché siamo di partito, perché il nostro comitato innanzitutto nasce a politico, sì. Poi è normale, ogni cittadino dentro di sé ha la sua area politica. Ovvio. Però voi crediamo in quello che ha detto il sindaco, anche perché ci ha dato un patto di 15 domande firmato dal sindaco, dove dice che nessuno verrà sfrattato dalle case, ma prima verranno costruite e dopo date le case ai cittadini, con delle tipologie abbastanza favorevoli al cittadino. Nei punti da voi espressi, avete messo anche quello delle strutture scolastiche? Guardi, e la sicurezza delle stesse? Sì, sì, io ho sempre detto che quando si parla di riqualificazione di un quartiere o di una zona, di un'area, quel che sia, abbiamo sempre detto che è normale, è automatico che in una riqualificazione viene inteso pure la ristrutturazione delle scuole soprattutto, anche perché ci vanno i nostri bambini, e io personalmente insieme al comitato di quartiere Torbella Monaca di Nasce abbiamo presentato un punto dove chiediamo al sindaco Alemanno e all'autorità di organizzare un centro di primo soccorso nella nuova Torbella Monaca, perché per smaltire più che altro i centri di pronto soccorso di Policlinico Tor Vergata e Casellino. Ecco, perché questo era appunto un altro argomento che l'avevo voluto sottoporre, perché insomma il Policlinico Casellino ormai è al collasso in questo senso, e sì, quindi è un centro di primo soccorso alternativo e indispensabile, no? Infatti questa è una cosa che abbiamo iscritto e consegnato al sindaco, perché parliamoci chiaro, l'ottavo municipio è abbastanza grande, speriamo mai, ma si combina una confusione immensa sia nell'ospedale di Tor Vergata e sia al Policlinico Casellino. Così facendo un primo soccorso nel quartiere di Torbella Monaca o nelle vicinanze, non dico per forza a Torbella Monaca, smaltirebbe parecchio flusso verso i due policlinici.
Ecco, signor Musumeci, Flavio Grasselli, buongiorno. Volevo Buongiorno. chiederle, il comitato Torbella Monaca rinasce, ovviamente una voce importante all'interno del quartiere stesso. Lei, con le sue parole, appunto dando fiducia al sindaco Alemanno, mi fa capire di essere d'accordo con quanto il sindaco stesso dichiarò, ovvero quello di cambiare radicalmente il quartiere, ovvero radere al suolo quegli edifici fatiscenti e ricostruirne al posto di questi altri più moderni. La voce del suo comitato è rispecchiata dalla maggioranza della popolazione, perché io ricordo tante polemiche in merito alle dichiarazioni di Alemanno. Invece adesso, insomma, vi siete compattati, proprio tutto il quartiere si è compattato su questo punto di vista di cancellare quello che c'è e costruire edifici nuovi? Purtroppo non tutto, Ecco. perché parliamoci chiari, nel quartiere di Torbella Monaca ci sono diversi comitati di quartiere, tra cui favorevoli e non favorevoli. Però è anche vero che il mio è un comitato che nasce il 24 ottobre del 2010, apposta per questa idea del sindaco Alemanno, che ha trovato parecchi cittadini dove abitiamo. Io abito in una torre di 14 piani. Parliamoci chiari, se noi ci sediamo a tavola, io, mia moglie e mia figlia, non ci metteremo mai d'accordo su cosa fare su una certa cosa. Ma pensi lei come facciamo a mettere d'accordo 90 famiglie in un palazzo di 14 piani? Perciò se il sindaco dà un'idea di ricostruzione, non dico di proprio demolire Torbella Monaca, perché ci sono delle case che, grazie a Dio, reggono, delle case basse. Ma soprattutto le case e i grattacieli, chiamiamoli così, è buono che vengano ricostruiti. Fra l'altro leggiamo una notizia che è proprio di stamattina, anzi è di venerdì, Musumeci, sgominata a Torbella Monaca la banda delle rapine in villa. Insomma, hanno arrestato 14 di quelli sospetti relativamente a queste rapine in villa. No, quindi questo è già un altro bel sollievo, voglio dire. Sì, diciamo di sì. Va bene. Rumeni, Da ecco. ultimo sono a chiedere, erano rumeni, sì. Da ultimo sono a chiedere, io tanti anni fa andai all'inaugurazione del teatro di Torbella Monaca, che è andato via via impreziosendosi con la supervisione dei migliori nostri, da Michele Placido, da Sergio Rubini, da eccetera, eccetera. Ecco, continua questa attività e come continua? Vale a dire, gli abitanti di Torbella Monaca l'apprezzano, lo frequentano, lo ritengono un valore aggiunto? Guardi, gli abitanti di Torbella Monaca, quel poco che lo frequentano, qualcuno lo frequenta, però certo sarebbe molto più bello se verrebbe, come posso dire, aiutato pure dal comune in sé a portare avanti un'idea, cioè oltre al teatro a organizzare più che altro delle cose belle, ma soprattutto per i giovani. Che si intende lei? Cosa intende lei, oltre al teatro, cose belle? Tipo degli spettacoli che possono coinvolgere i giovani a partecipare, perché purtroppo ci sono parecchi giovani che si perdono nelle aree di Torbella Monaca. Quindi anche spettacoli teatrali idonei ai giovani, ce n'è tantissimi, Musumeci? Cioè, Lo so, però forse non vengono coinvolti parecchi giovani, questo. Ho Cioè, capito. secondo me ci vuole pure parecchio sociale, quello sicuramente. Va bene, la ringraziamo, Facciamolo grazie. in Grazie bocca al a voi per lupo. l'invito e speriamo bene. Speriamo bene, In bocca al grazie. Grazie a lupo. Massimo Musumeci, presidente appunto del Comitato Torbella Monaca Rinasce.